Dopo l'amministrazione comunale di Sassano, anche quella di Teggiano ha deciso di mettere mano alle indennità di carica riservate al sindaco, al vice sindaco, agli assessori e al presidente del consiglio comunale. La giunta, guidata dal primo cittadino Michele Di Candia, con una delibera dello scorso 20 dicembre, ha deciso di rinunciare alle indennità di carica del mese in corso e di prevedere una riduzione delle stesse per il futuro. Prima della delibera il sindaco percepiva mensilmente, in quanto lavoratore dipendente, 1.250 euro. 1.150 invece il vice sindaco, gli assessori 1.050 euro o 525 euro se lavoratori dipendenti. 250 euro invece andavano al presidente del consiglio comunale. Con il provvedimento di due giorni fa le nuove indennità sono state ridotte del 25% circa. Pertanto il sindaco percepirà 1.000 euro al mese, 900 il vice sindaco, 850 o 425 gli assessori e 200 euro il presidente del consiglio comunale. È stata una scelta voluta fortemente da tutta la mia amministrazione, ha dichiarato il primo cittadino Michele Di Candia. Visto il momento particolarmente difficile che stiamo attraversando, è giusto che siamo noi per primi a dare l'esempio. Dobbiamo tutelare i nostri concittadini, ha continuato il primo cittadino, e fare di tutto per evitare l'aumento delle tasse e, se necessario, anche eliminando qualche servizio non necessario. Di Candia non ha escluso inoltre la possibilità di arrivare anche alla rinuncia completa dell'indennità qualora dovesse essere necessario per le casse comunali.